dal tuo redentore. RTM vi invita all'ascolto di Fiumi d'acqua viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Buonasera a tutti, cari ascoltatori, fratelli, amici, voi che seguite questi programmi bisettimanali Fiumi d'acqua viva, in onda ogni mercoledì e venerdì alle ore 18:30, dove stiamo parlando aspetti scritturali che sono utili per darci a noi come risultato il dono della vita eterna. Che vi saluta come sempre il pastore Cristian Jiménez del Centro Cristiano Fonte di Vita della città di Ragusa. Mi accompagna come ogni venerdì il maestro Simone Calì. Un saluto anche da parte mia, è sempre un onore, come vi diciamo sempre, avere questo spazio, questo tempo datoci da parte del Signore per ministrare quello che è la ricchezza della sua parola, la verità che fa bene prima di tutto a noi che la condividiamo, ma è anche un'opportunità per voi conoscere quello che è il fondamento della verità, affinché possiate camminare in esso, essendovi rivelata per la grazia e misericordia sua tutto ciò che è il cammino di cui vi stiamo parlando. Prima di entrare nel tema e avervi dato il benvenuto a questo nuovo programma radio, vi ricordiamo come sempre i numeri telefonici radio, lo 0932 94 46 21, che è il suo recapito, lo ripeto, lo 0932 94 46 21, e il contatto WhatsApp del pastore Cristian 347 76 53 816. Lo ripeto anche questo, il contatto WhatsApp del pastore Cristian 347 76 53 816. Sì, voi sapete che ogni venerdì stiamo parlando della verità e ultimamente abbiamo aggiunto questo argomento, la via, il cammino. In realtà questa via è una persona, questa via non è soltanto spirituale, ha una connotazione anche fisica, cioè la parola di Dio. Vediamolo in Giovanni capitolo 14 versetto 6. Parole del nostro Signore Gesù. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora, noi sappiamo che la via è Gesù. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Si può credere in Dio, ma per venire al Padre abbiamo bisogno della via. Tutti possono credere in Dio, tutti possono dire: io sono cristiano, io credo in Gesù, ma per giustamente arrivare al regno dei cieli abbiamo bisogno di questa via e percorrerla, sì? È chiaro che oggi, lo diciamo sempre, non abbiamo Gesù di Nazaret in carne e ossa, perché lui ha vissuto per 33 anni, è stato crocifisso, sepolto, al terzo giorno per la potenza di Dio è risuscitato dai morti e adesso siede alla destra del Padre, sempre secondo la Scrittura. Ma noi abbiamo bisogno di Gesù. In che aspetto oggi? Come facciamo oggi ad avere questa via? Questa via è il Verbo, questa via è la parola eterna. Noi non lo dobbiamo relazionare con un aspetto naturale, un aspetto fisico, un aspetto tangibile, perché ci possono imbrogliare. Il male si è evoluto molto, il male è diventato ancora più cattivo, no? Perciò se io devo rimettere la mia fiducia in una cosa fisica, posso essere ingannato con segni falsi, oscuri, che mi possono fare credere che un elemento inanimato e senza vita possa essere il Signore, si capisce? Allora, per non cadere in questo inganno, in questa truffa delle tenebre, abbiamo bisogno della parola, perché la parola è luce, il comandamento è luce, è lampada, il precetto è lampada. Perciò noi abbiamo bisogno della via, ma questa è una via non fisica direttamente, cioè non si tratta di toccare un uomo, si capisce? Non si tratta di andare a vedere un unto, un
il Cristo, no? Il Gesù, il Gesù Cristo. Si tratta di credere in Lui, decisamente, perché solo Cristo salva, ma attraverso la parola rivelata ed ispirata dallo Spirito Santo. Considerate che comunque, come abbiamo condiviso con voi, alla luce della parola, sappiamo che per bocca del nostro Signore Gesù stesso, Lui disse: le parole che io vi ho detto sono spirito e vita. Quindi il riferimento alle parole che il nostro Signore Gesù sul Vangelo secondo Giovanni al capitolo 14 versetto 6, che conoscono davvero in tanti e conoscete anche voi, come noi anche amiamo il riferimento scritturale di questo, perché è davvero importante, dice: Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Ma queste parole sono spirito e vita. Quindi il contenuto di tutto ciò che è la parola, incluso anche queste parole che ha detto il nostro Signore Gesù, non le ha dette dicendolo come Gesù, ma le parole che Lui ha detto, dice e che continuerà a dire, perché il Signore è lo stesso ieri, oggi in eterno, e parla attraverso la sua parola, attraverso i suoi ministri e attraverso la rivelazione mediante lo Spirito Santo. Lui dice: io sono la via, la verità e la vita. Ma queste parole bisogna comprenderle e discernere spiritualmente. Io sono la via a livello spirituale, la via della parola, la via per il comandamento divino, non più per legge, ma vivificato per mezzo dello Spirito. Io sono la via, la verità, che è la somma della parola, e la vita, che si eredita come risultato, avendolo già condiviso con voi, ve lo ricondividiamo. Il risultato della vita non è altro che la perseveranza nella somma della parola, che è la verità. Più specificamente, perché lo dice sempre la parola, l'essenza della parola la troviamo nella Genesi e nell'Apocalisse, perché il Signore ha detto: io sono l'Alfa e l'Omega. E come abbiamo condiviso che questo è un principio che non è da sottovalutare, voi troverete su Genesi e su Apocalisse particolarmente quello che è l'essenza di colui che è dal principio, di colui che ha creato ogni cosa con il principio, con la parola, è l'essenza della rivelazione del nostro Signore Gesù Cristo in Apocalisse. Dico questo, fratelli, che oggi, ancor più di prima, come il pastore Christian lo condivideva, io penso veramente per mezzo dello Spirito, dobbiamo comprendere che le tenebre hanno avanzato molto, per cui l'ignoranza ha preso il sopravvento, e bisogna veramente che la rivelazione, mediante la misericordia del Signore, questa porta sia aperta a tutti coloro che, come voi, avete un cuore e che state aspettando, per l'appunto, la somma della parola, la verità genuina, non adulterata. Sì, dice Ebrei 13:8, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Sta parlando di Gesù Cristo, sta parlando del Signore, oggi la parola, evidentemente. Sappiamo che il Signore siede alla destra del Padre eternamente e noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo, sì? È chiaro che non lo possiamo trovare in un aspetto fisico, però sì lo troveremo in modo spirituale attraverso la rivelazione che viene per mezzo della parola di Dio. Ci fermiamo un attimino, torniamo subito, grazie. Il remuneratore di quelli che non c'è.
certezza di ciò che noi speriamo. Fede, fede, dimostrazione di ciò che non vediamo. Or senza fede è impossibile piacere a Lui, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Corriamo la corsa che c'è posta davanti. Oh sì, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Oh fede, è certezza di ciò che noi speriamo. Fede, fede, dimostrazione di ciò che non vediamo. Piacere a Lui, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Bene, bene, siamo tornati e questo canto dice tu devi avere fede perché la scrittura stabilisce che senza fede è impossibile piacere Dio. Perciò il primo aspetto che noi dobbiamo considerare per essere accettati da Lui è avere fede, avere un cuore allineato al consiglio della parola e come risultato il Signore ci accetterà anche le nostre preghiere e tutti i nostri sacrifici, ma è importantissimo la fede e ascoltare la parola con questa particolarità, no? Avere fede e non leggerla soltanto a livello mentale, razionale, ma credere che questa è parola di Dio e che funziona e che Dio veramente sostenta ogni cosa attraverso di essa. Abbiamo delle informazioni, Simone. Siamo su Radio RTM, vi ricordiamo che ha un sito web dove andando su di esso, su www.radiortm.it, potete seguire in streaming quello che è la diretta della programmazione. Per tutte le altre puntate radio, noi abbiamo il Centro Cristiano Fonte di Vita, un canale YouTube, infatti digitando CC Fonte di Vita, tutto unito in minuscolo, accedendo sul riquadro fotografico dove sono seduti il pastore Cristian con altri fratelli, troverete tutte le altre puntate precedenti in radio insieme a cantici, ministrazioni della parola, tutto materiale comunque inerente alla parola, tutto sulla base della parola, per essere di edificazione e di benedizione a tutti coloro che vogliono accedere e magari, perché no, iscriversi e seguire tutti i contenuti. Un canale YouTube che oggi veramente conta un sacco di iscritti e tante visualizzazioni. Non penso sia il caso sparare numeri e dire quanto ha raggiunto il canale in termini di visualizzazioni e di iscritti, perché importante è che noi abbiamo l'onore e l'opportunità di condividere tutta la ricchezza che il Signore ci ha dato mediante la sua grazia e mediante la sua misericordia. È uno strumento che oggi ci consente di portare
la sua parola, a livello, a titolo completamente gratuito, come per grazia, abbiamo ricevuto tutto quello che abbiamo ricevuto. Abbiamo oggi anche uno strumento su Facebook, la pagina. Infatti, mettendo un mi piace sulla pagina Facebook, automaticamente seguirete i contenuti e tutte le ministrazioni della parola che automaticamente caricheremo col passare del tempo. Basta infatti scrivere Mai Italia Fonte di Vita, Mai Italia Fonte di Vita, e voi sapete come funziona su Facebook. Se cliccate mi piace, automaticamente sarete aggiornati a tutti i contenuti che verranno caricati e che verranno pubblicati sulla pagina. Il Centro Cristiano Fonte di Vita ha un sito web. Infatti, chi vuole conoscere la storia del ministero, la chiamata del pastore e quello che è il corpo di Cristo nella realtà della città di Ragusa, troverete delle informazioni che sicuramente risponderanno a tante vostre domande. Ministero, il Centro Cristiano Fonte di Vita, si trova in via Lisia, numero 2 Ragusa, tutte le domeniche a riunione della parola, insieme a tante altre attività, alle ore 18:30. Meraviglioso. Allora, troviamo una storia molto molto interessante in Bereshit, cioè all'inizio, nella Genesi, dove vediamo che l'uomo aveva uno stato, una condizione, aveva un habitat, un posto di pace, un posto di benedizione, che era sua la responsabilità di amministrarlo e custodirlo. Il punto fu che quando l'uomo decide di provare altre alternative, perde, ed essendo ingannato, perde il luogo. Ha fatto una scommessa e le è andata male, le è riuscita male e ha perso come risultato la casa, ha perso l'eredità e ha messo in una condizione deplorevole tutta la razza umana, perché il peccato è passato da generazione in generazione, da uomo a uomo. Ma è successo che era talmente importante l'habitat, il giardino dell'Eden, l'orto, che il Signore determina non farlo accedere mai più, perché proprio lì c'era un albero di vita, un albero, l'albero della vita, che dava un frutto per vita. L'uomo in quello stato di peccato, di morte, non poteva più mangiare, perché se avesse mangiato avrebbe continuato a ad stare in quella condizione di peccato e di morte. Allora, noi troviamo scritto in Genesi capitolo 3, versetto 24: così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. È interessante questo particolare, perché dice che questi cherubini, che avevano una spada fiammeggiante, custodivano la via dell'albero della vita. La idea non era custodire direttamente l'albero, ma la via, no? Perché se si trovava la via, si accedeva all'albero. O sea, l'albero era il risultato della via. O sea, la via, trovare la via, percorrerla, finiva proprio in un punto. Questo punto era l'albero della vita. Allora, il problema era giustamente che l'uomo non potesse vedere la via per accedere. No, la via, stiamo parlando della via. Infatti questa via alla vita è stata occulta, nascosta, velata. Cioè, proprio l'uomo non ha la possibilità di conoscere la via all'albero che dà vita. Se la persona, naturalmente, tutti che cosa facciamo? Cerchiamo attraverso le buone azioni, le buone opere, la religione, la filosofia, religioni orientali, cerchiamo di avere vita, di stare bene con Dio, di piacere a Lui. Sì? Ma sono scelte nostre, che scegliamo noi, iniziative umane. Ma per poter avere la vita, sì, che questa è la volontà di Dio,
La prima cosa è trovare la via, perché la via ci conduce all'albero. Lo vedete il principio qua, in Genesi capitolo 3, versetto 24. Dice, per custodire la via dell'albero della vita. Questa via, ripeto, è stata occulta, nascosta per millenni. Finché un giorno Gesù dice, io sono la via. Perciò gli apostoli, i discepoli avevano di fronte questa via che era stata nascosta. Perciò bisognava vederlo come veramente era la via che conduceva a questo albero di vita eterna. Considerate quindi questo, che chi non trova la via non troverà la verità, che è depositata, come stabilisce la Genesi, in un albero. Perseverando, stando a contatto con questo albero che il Signore sceglie, che il Signore vindica, troverete come risultato di aver perseverato nella parola. Stiamo dicendo di perseverare nella parola, erediterete la vita eterna. Come diceva molto bene chiaramente il pastore Christian, quando l'uomo fu scacciato, i cherubini con la spada della parola custodivano la via. Quello che era stato impedito in realtà era accedere alla via. Alla via significava che non si poteva accedere né tantomeno alla verità e né tantomeno si poteva arrivare alla vita eterna. Perché a chi era occulta la via, a chi era nascosta la via, a chi era impedito l'accesso, non poteva giammai o non più a causa del peccato arrivare a quello che prima era libero accesso ad Adamo, insieme a tutti gli alberi deliziosi che erano stati scelti per il mantenimento di Adamo ed Eva. Oggi noi qual è il messaggio che vogliamo darvi? Qual è l'esortazione che ci teniamo a lasciarvi affinché proseguiate a cercare il cammino, per l'appunto di perseverare nel voler conoscere la via attraverso il quale potete trovare la verità e un giorno ereditare anche voi la vita eterna come risultato di esservi alimentati di ciò che è corretto, di ciò che è vitale, di ciò che prospera lo spirito ed è refrigerio veramente alle nostre ossa, ma che veramente il principio della verità possa essere rivelato in voi, in questo aspetto che veramente è il cammino, la via che porta all'albero della vita. Noi sappiamo che l'albero è una persona. Albero in scrittura è figura di uomini. Sì? Gesù non soltanto è la via, lui stesso è l'albero. Gesù ha detto che chi beve da me non avrà mai più sete, chi mangia di me non avrà più fame. Perciò Gesù è l'albero della vita. E c'è una storia molto interessante in Esodo. Esodo capitolo 15, versetto 23 al 25. Esodo capitolo 15, versetto 23 al 25, dove ci mostra la scrittura che il popolo di Israele, quando era in peregrinaggio per este verso, sì, Canaan, avevano bisogno di acqua. Sì, per bere, e trovano dell'acqua, ma era amara. Allora dice che hanno chiesto a Mosè aiuto, hanno mormorato, dice qua, perciò le hanno chiesto di un modo sbagliato, sì, all'autorità, e dice che il Signore le ha mostrato un albero il quale è stato radicato e buttato a quelle acque amare e sono diventate dolce. Noi sappiamo che il nostro Signore Gesù Cristo ha dovuto morire sulla croce, è stato radicato per dare senso, dolcezza e vita alle nostre vite. Noi ci fermiamo un attimino, diamo spazio alla regia per la pubblicità, torniamo subito, grazie.